Ben ritrovati con gli aggiornamenti della settimana. Nel video di oggi vi illustro le novità più importanti in arrivo sui giochi blockchain più famosi, che a tutti gli effetti sono quelli che si sono affermati di più e che, guarda caso, non smettono di aggiornarsi e di evolversi. Prima di tutto partiamo con Prospectors, che presenta un aggiornamento di particolare rilevanza. Questo gioco blockchain si era un po' fermato dopo l'arrivo dell'ultima Boomtown, la Eagle, però il rallentamento è stato dovuto al fatto che gli sviluppatori stavano lavorando sulla creazione di una grandissima terra di estrazione dell'oro che a quanto pare dovrebbe essere permanente e che diventerà un caposaldo di questo sistema di gioco. Prima di vedere di che si tratta, ricordo comunque che Prospectors è un gioco dai ritmi molto lenti, che richiede molta pazienza e che la tattica e le strategie imprenditoriali sono le dinamiche che vi fanno guadagnare. Un po' come se si gioca a tutti gli effetti a scacchi, quindi tattica e strategia rappresentano i fondamentali. Se tutto questo quindi è di vostro interesse, ecco che ad ottobre partirà la Grand Land. Questa volta si tratterà di un'area semidesertica dalle grandissime risorse, ma nelle quali non mancherà comunque la foresta, e la sua particolarità consiste nell'avere un'estensione che è praticamente tripla rispetto alle aree di gioco che sono state rilasciate finora. Possiamo vedere come nel Wild West, la primissima area di gioco, gli appezzamenti di terreno erano circa 3.000, adesso invece nella Grand Land saranno più di 10.000. Vi è inoltre un aumento che è ancora più grande per quello che riguarda le risorse, quindi è un aumento praticamente esponenziale. Nel Wild West avevamo 12 milioni di chilogrammi di legname, nella Grand Land ne avremo 45 milioni, quindi ci sarà una foresta ancora più grande. Oppure vediamo la roccia, una risorsa molto utile per quello che riguarda le costruzioni. Nel Wild West 7 milioni di chilogrammi di affioramenti rocciosi, qui ce ne avremo a disposizione 30 milioni. Vediamo infine l'oro, la risorsa più importante. Nel Wild West c'era un corrispettivo valore di circa 10 milioni di PGL di oro, PGL è la valuta del gioco praticamente, nella Grand Land ne avremo a disposizione 70 milioni. Quindi abbiamo capito che si tratterà di una terra immensa con grandissime opportunità. Ed ecco che queste risorse saranno quelle che dovrete utilizzare, combinare al fine di creare le vostre attività e quindi poter monetizzare. Per capire più nello specifico quali sono le modalità di gioco di Prospectors, guardate il mio video precedente, Prospector guadagna con le tue capacità imprenditoriali. Ovviamente se avete intenzione di entrare nella Grand Land vi conviene allenarvi se non conoscete il gioco, per cui entrare in una delle due aree già attive, che sono lo Yukon o appunto il Wild West, e da lì potete quantomeno iniziare a capire come si gioca, a creare le vostre strategie ed acquisire la tattica del gioco. Ovviamente non monetizzerete quasi nulla perché queste aree di gioco sono già tutte colonizzate, però è appunto un buon esercizio per poter poi entrare al meglio nella Grand Land nel momento in cui verrà lanciata. Come ultima informazione vi segnalo infine che la Grand Land verrà lanciata sulla blockchain di Wox. Adesso infine guardiamo la roadmap del gioco. Infatti già da giugno, metà giugno, comincerà una prima prevendita dei pezzi di terreno su appunto questa blockchain, dopodiché nel mese di luglio ci sarà la seconda vendita più importante degli appezzamenti di terreno e poi a settembre ci saranno anche le vendite di alcuni strumenti, utensili, insomma, che possono essere utili nel gioco e ad ottobre 2021 si partirà a tutti gli effetti e si potrà entrare all'interno della piattaforma. Ora, la domanda più importante è, ok, ma ci sono opportunità per tutti? Cioè, si può cominciare a giocare Prospector e a guadagnare anche senza investire nulla? Allora, per quello che ho letto, direi la sì. Inoltre c'è l'ulteriore vantaggio di entrare esattamente nel momento in cui esce la Grand Land, perché già se si aspetta qualche mese o peggio qualche anno, poi le opportunità sfumano. Quindi i giochi blockchain vanno presi per poter cominciare a guadagnare senza investire proprio nel momento in cui escono. Ecco, allora ci sono delle belle opportunità. Certo sta però che Prospector è un gioco a metà strada tra un free to play e un pay to win. E da quello che si può capire, se comunque si investono dei soldi, ecco che comunque si hanno dei vantaggi non indifferenti. Ovviamente non interpretate mai tutto ciò che dico come consigli finanziari, principalmente dovete farvi voi un'idea del gioco, è la cosa più
più importante è che vi piaccia e che siate portati per questo approccio, dove, ripeto, la pazienza, ritmi lenti, tattica e strategia molto simile a quella degli scacchi rivestono il ruolo fondamentale. Io, ad esempio, non credo di giocarci perché, insomma, questa metodologia di gioco non mi piace più di tanto. Inoltre, avendo scoperto dei titoli che, per quelli che sono i miei gusti personali, sono molto meglio, ecco, tipo Guild of Guardians o Ember's World, io seguo quelli e preferisco concentrarmi su quelli. Certo, il progetto di Prospectors lo seguo sempre perché è interessantissimo, ma poi probabilmente giocherò a questi altri titoli che sto attendendo con ansia. Diciamo che Prospector a me piacerebbe più giocarlo in squadra, in gruppo, altrimenti ecco, lascerei perdere. In ogni caso, altre novità importanti su un gioco simile a quello di Prospector si stanno verificando su Upland, e adesso infatti andiamo proprio su questa piattaforma di gioco. Upland sta andando veramente spedito, è uno dei giochi blockchain che cresce di più, infatti ormai si può mettere nella top 10 i giochi blockchain che si aggiornano di più su Splinterlands, Upland e Axie Infinity praticamente, quest'ultimo però non lo gioco. Ecco come in Upland sia stata aggiunta la nuova valuta del gioco, lo Spark Token, che a breve potrà probabilmente essere cambiata in altre criptovalute, quindi in euro, quando uscirà lo Spark Exchange. In ogni caso questo token è già presente, io ho ricevuto qualcosa, anche se vabbè non gioco più di tanto ad Upland, anche qui stesso discorso di Prospector per quello che mi riguarda, però sono attive anche altre aree di gioco. Prima era presente soltanto San Francisco, Fresno e New York. Anzi, sì, è New York. Adesso invece è presente anche Bakersfield, hanno aggiunto quindi quest'altra città, ed inoltre è presente anche Chicago. Quindi ecco come questa piattaforma di gioco continua sempre di più ad espandersi. Infine, velocemente, vediamo le ultimissime novità che ci riserva Splinterlands, il gioco blockchain più famoso, nonché quello che io stesso utilizzo di più e che mi dà i maggiori profitti. In pratica è stata ultimata la vendita dei pacchetti del set Untamed e a luglio probabilmente partirà la nuova espansione, la Chaos Legion, ed in merito a questo possiamo notare come proprio le carte del set Untamed abbiano avuto un aumento di prezzo esponenziale da un giorno all'altro, proprio nel momento in cui, guarda caso, hanno ultimato la vendita dei pacchetti. Facciamo qualche esempio, possiamo vedere che ad esempio l'evocatore Camilla Sungazer, che aveva un valore medio di circa 4-5 dollari, è passato a quasi 10, anche il Dragon Jumper da 4 dollari a 8 45, gli evocatori leggendari lo stesso, Magnor da 5 dollari a 12, Yodin Zakun da 30 a 67, più o meno quasi tutti hanno avuto questa crescita. E da qui si può notare che in realtà gli investimenti in NFT, che riguardano le carte sono più prevedibili di quelli delle criptovalute stesse. Questo perché, come ho detto anche nel mio video precedente, Splinterlands, carte collezionabili e investimenti, più o meno cosa succede? Che se i nuovi giocatori arrivano sempre sulla piattaforma e i pacchetti di un'espansione finiscono la loro vendita, non arrivano più carte di quell'espansione sulla piattaforma, che di conseguenza diventano di meno. I giocatori nuovi però acquistano ed ecco che quelle carte aumentano necessariamente il proprio valore. Infatti queste carte è come se diventano a tutti gli effetti più rari, però ovviamente non prendete assolutamente i miei come consigli finanziari, ognuno deve fare le sue valutazioni. Io di mio vi posso dire che secondo me, ecco, se si vuole cercare un'occasione per entrare in Splinterlands, la cosa migliore probabilmente è entrare all'inizio del lancio di una nuova espansione, in quanto si possono acquistare i pacchetti che la piattaforma mette a disposizione e successivamente partecipare agli airdrop, per cui se si hanno comprato un tot di pacchetti, ogni volta che un certo numero di questi ultimi viene venduto, ecco che si sbloccano delle nuove carte e che quindi vi vengono successivamente inviate. Bene, per questa settimana è tutto, ci aggiorniamo presto con le ultime novità riguardo al mondo degli NFT e anche per quello che riguarda la DeFi. Infatti su questo campo ultimamente stanno nascendo dei progetti veramente interessanti. Interessanti, e si possono sbloccare delle belle opportunità, ma bisogna fare veramente molta molta attenzione. In ogni caso ve ne parlerò magari un po' più approfonditamente quando io stesso avrò fatto dei test e quindi condividerò ciò che faccio. Nel frattempo, come sempre, non mi resta che augurarvi buoni guadagni e buon divertimento con il mondo degli NFT.